Ci sono tantissimi soggetti attivi con cui noi peraltro lavoriamo in maniera molto efficace e sempre più intensa. C'è Banca d'Italia che è qui con noi oggi, la Guardia di Finanza, le agenzie delle entrate, tantissimi enti anche privati. Quindi sono molti i soggetti che agiscono nelle scuole. Noi, vi dicevo, abbiamo iniziato da diversi anni e abbiamo un po' sperimentato, perché questa è una materia in cui si sta sperimentando. Abbiamo sperimentato portando materiali che dovevano prima di tutto avere una caratteristica, quelli di spiegare agli insegnanti che cosa si nascondeva dietro al termine educazione finanziaria, perché noi pensavamo di entrare nella scuola con una parola che per noi diceva tutto, ma loro, poveretti, avevano bisogno di un aiuto per capire quante cose ci fossero dietro questo termine. Quindi il primo lavoro da fare è sicuramente quello di articolare i 1.000 contenuti che stanno dentro a questa parola, che hanno aspetti di economia, che hanno aspetti di finanza, di conoscenza del mondo delle banche. Noi ci siamo concentrati su un altro aspetto, che è quello del raccontare ai ragazzi, cercando poi di arrivare anche ai loro genitori, che bisogna avere molto rispetto per il denaro. Quindi questo approccio che noi abbiamo definito valoriale, che è tipico della fondazione, dice non parliamo solo di come usare il denaro, ma spieghiamo ai ragazzi come si guadagna il denaro. Quindi parliamo prima di tutto di un tema di rispetto per chi lavora, sono i genitori di solito. Quindi c'è anche un richiamo alla responsabilizzazione, perché poi spesso i figli spendono in maniera non consapevole, non responsabile, purtroppo non aiutati da un tipo di educazione che in Italia ancora tende a portare poco ai temi economici in famiglia, questo l'abbiamo visto da tante ricerche. Quindi un approccio che dice ai ragazzi riflettiamo sul come si produce il denaro, non ci sono scorciatoie, noi siamo ovviamente dei grandi sostenitori della legalità, quindi economia, educazione finanziaria per noi è anche educazione alla legalità economica ed ecco perché lavoriamo volentieri per esempio con la Guardia di Finanza e non solo. Questo approccio ha fatto sì che noi affrontassimo l'educazione finanziaria in un'ottica molto orizzontale, senza voler approfondire troppo alcuni temi, cercando di spiegare ai ragazzi che durante la loro vita di cittadini, di persone giovani ma poi adulti, loro avranno a che fare con l'economia. Abbiamo avuto una sorpresa molto bella che ormai si è ripetuta in tanti anni e in tutta l'Italia, scoprire che i ragazzi in realtà capiscono benissimo di cosa stiamo parlando e si appassionano, ma quando dico ragazzi voglio dire anche i bambini. Noi andiamo a fare lezioni nelle scuole primarie, parliamo con bambini che hanno magari 8 anni e ci troviamo davanti degli interlocutori che sono preparatissimi, perché spesso hanno genitori che lavorano in banca, ma perché loro fanno da quando sono piccoli la spesa con i genitori, vedono uscire soldi dai bancomat, sentono parlare di carte di credito. Hanno una certa padronanza di questo argomento che non è per niente lontano dalle loro vite. Ed ecco perché ci siamo poi appassionati, abbiamo cominciato a lavorare anche sui bambini più piccoli, quindi abbiamo sviluppato insieme all'Università Cattolica di Milano un libro che si chiama Fiabe Denaro, che cerca addirittura di avvicinare i piccoli e i loro genitori ai grandi concetti della relazione con l'economia. Si fa attraverso le fiabe, loro stessi hanno riscritto alcuni finali dove non gli piaceva come finivano. Quindi grande sensibilità anche nei più piccoli, noi tendiamo a raccontare loro che quando ricevono i soldi dalla fatina dei denti dal topolino, perché perdono i denti, banalmente cominciano ad accumulare piccoli capitali. Ed è bello che nasca in loro anche un pensiero sul come magari questi capitali metterli a risparmio, usarli in parte, cominciare a gestirli in maniera consapevole. Quindi è un'avventura che ha molte facce la nostra nelle scuole. Io credo molto appunto in un approccio che non voglio svelare ciò che dirà Giovanna Paladino, quindi non lo dico, ma insomma, che si basa moltissimo sull'entusiasmo, sulla positività, sul guardare avanti, sull'aiutare i ragazzi appunto a sviluppare competenze che sono per la loro vita attraverso un tema che non è proprio della scuola ancora oggi, però viene portato da persone, nel nostro caso viene portato dai colleghi delle banche, sono persone entusiaste che mettono a disposizione del tempo per aiutare i ragazzi a conoscere un mondo. Penso sia un processo molto bello che, proprio perché è fatto da tanti enti, con vocazioni diverse, in modi diversi, credo porterà grandissimi risultati.